tanta fatica. Da domani si torna alla politica, ma forse oggi è stato fantastico. Beh, è stato fantastico, a parte i crampi, molto bello. E poi, come sempre, tanta bella gente, amicizia, solidarietà, voglia di stare assieme. Quindi è un posto meraviglioso con gente meravigliosa. Una maratona delle Dolomiti che lei naturalmente metterebbe per legge, ma questa è chiaramente una battuta, ma che comunque invita gli appassionati di ciclismo a pedalare. Ma guardi, no, non metterei per legge la maratona, metterei per legge il maggior utilizzo delle biciclette elettriche, delle biciclette anche per trasportare cose, ovviamente col motore elettrico. La bicicletta è il futuro di tante situazioni di mobilità, non solo di quelle sportive, che ovviamente sono quelle che ci fanno sognare, ma anche nel quotidiano. Una mobilità elettrica che sta prendendo piede, numerose le vendite per quel che riguarda le bici, mentre nel mondo dello sport, diciamo che è quello più agonistico, è molto più difficile trovare, anche se poi cresce il numero di atleti in bici elettriche. No, invece stanno crescendo moltissimo le mountain bike elettriche, cresceranno anche le bici da strada, è un modo per stare assieme anche in famiglia, a qualunque livello. Poi aspetti che noi baby boomers arriviamo ai 65 e vedrà quante bici elettriche compreremo.